Oggi l'inaugurazione di una nuova lavagna multimediale che è una realtà grazie a una bella iniziativa fatta dal comune insieme ai commercianti. Sì, esatto, si intitola Compra Vistrorio, aiuti la scuola. È un'iniziativa che è stata messa in piedi appunto dal comune e i commercianti insieme e il concetto è molto semplice. Acquistando Vistrorio, facendo la spesa nel periodo che va dal 1° di dicembre al 6 di gennaio, parte del ricavato, parte diciamo, dell'incasso che coglieranno i commercianti appunto dalle spese che vengono effettuate nei loro esercizi commerciali viene donato alla scuola direttamente e questo contribuisce a creare questo. Noi chiamiamo montepremi per l'acquisto appunto di materiale didattico che viene destinato alla scuola. L'anno scorso, grazie a questa iniziativa, appunto, siamo riusciti a donare una lavagna multimediale alla scuola. Quest'anno vediamo che cosa riusciremo a fare, più che altro che cosa riusciranno a fare gli utenti, tutte le persone che verranno a fare la spesa Vistrorio nei nostri esercizi commerciali. Perché questa è un'iniziativa che riparte anche in queste festività di Natale. Assolutamente, ripartiamo appunto dal 1° di dicembre di quest'anno. Oltretutto c'è un fatto un po' simpatico perché facendo appunto la spesa Vistrorio ogni 10 euro più o meno di spesa o comunque diciamo ogni, può anche variare a seconda dell'esercizio commerciale, viene rilasciato un tagliando che ci sarà l'estrazione settimanale di sconti particolari e poi un'estrazione finale di premi finali. Quindi ci guadagnano tutti, no? Ci guadagna la scuola che riceve del materiale didattico, ci guadagnano i commercianti perché comunque è un ritorno anche per loro e ci guadagnano le persone che vengono a fare la spesa Vistrorio perché oltre che fare la spesa possono anche vincere appunto dei premi finali e questi buoni sconti durante le vacanze. Questo è stato possibile grazie ai commercianti in assoluto, senza di loro non saremmo riusciti a fare niente e questa è un po' una dimostrazione di come una comunità che lavora insieme riesca in un qualche modo a contribuire tutta alla crescita economica, sociale della comunità stessa. Quindi, non c'è niente di meglio che contribuire nella scuola per creare le generazioni future e in questa crescita tutti dobbiamo fare la nostra parte. Questa iniziativa è proprio la dimostrazione che se una comunità si muove e agisce come una comunità, riesce veramente a portare risultati che vanno a beneficio di tutti. È un momento importante oggi per la scuola, per i ragazzi, la dimostrazione di come una sinergia tra gli abitanti, i commercianti, la scuola stessa possa portare dei grandi risultati anche in un paese piccolino. Assolutamente sì, noi come scuola, ripeto quanto già detto prima, possiamo solo ringraziare un territorio che in qualche modo si attiva e si attiva in maniera assolutamente continuativa, quotidiana, che in questo caso si è attivato con un'iniziativa sicuramente un po' speciale, attraverso la quale appunto è stato possibile con la collaborazione prima di tutto dei negozianti, di tutte le famiglie che risiedono sul nostro territorio e dell'amministrazione, ha consentito un dono per la scuola, che è un dono importante, un dono che consente ai ragazzini e ai bambini di avvicinare una nuova modalità didattica e consente agli insegnanti di sperimentare nuove modalità didattiche sicuramente più vicine, anche a una nuova utenza, perché no, i nostri nuovi bimbi sono bambini sicuramente più pronti e più ricettivi di fronte alle modalità delle nuove tecnologie. E proprio riguardo alle nuove tecnologie c'è un altro progetto, parlavate di un bando per il Wi-Fi. Esatto, la scuola dal canto suo, mentre in questo caso appunto ringrazia di questo dono che riceve, da parte sua si è attivata e ha partecipato a un bando, peraltro conseguendo, cioè vincendo insomma in qualche modo questo bando, vincendo un finanziamento che utilizzerà proprio per potenziare la rete wireless all'interno delle scuole. Riusciremo a potenziare, il wireless nella scuola di Vistrorio, così come in altre due sedi dell'istituto che sono Loranze e Vico, consentendo appunto una distribuzione più capillare e più potenziata del segnale in tutte le aule dei nostri edifici. Abbiamo accettato questa proposta che ci era stata fatta dal comune, l'abbiamo trovata molto interessante e abbiamo così voluto insieme a loro fare questo progetto. Ci abbiamo fortemente creduto l'altro anno e ci crediamo fortemente quest'anno. Un paese piccolo, ma comunque una presenza dei commercianti è abbastanza varia e numerosa. Sì, è vero. Per essere un piccolo paese qui in valle, diciamo che è un paese che offre comunque, alle persone che vengono a abitare qui,
la possibilità di non spostarsi e di avere tutto in paese. Parliamo da due negozi alimentari, una lavanderia, la banca, il distributore, c'è anche una ferramenta, insomma c'è un po' tutto qui a Vistrorio, una scuola che non è da poco. È una doppia soddisfazione perché con iniziative come queste si ha la possibilità di lavorare un pochino di più, ovviamente, specialmente sotto il periodo natalizio che è quello migliore dell'anno, ma anche di fare del bene alla propria comunità. Sì, certo, c'è la possibilità di lavorare un po' di più e quello non fa mai male, ma soprattutto di farsi conoscere anche per l'impegno che ci mettiamo nel nostro lavoro e soprattutto di aiutare i bambini, anche se magari chi come me non ha più bimbi che vengono qui alle elementari, però ci crede perché la cultura è sicuramente la base fondamentale per una società al giorno d'oggi.